Come sostituire il fusibile all'UPS 4 Keor SP 800 V A? Nel caso la spia dell'UPS rimanga arancione nonostante non manchi la corrente, è perché potrebbe essersi rotto il fusibile di protezione. Togliamo il cavo di alimentazione posteriore per sfilare con il cacciavite il portafusibile. Se fosse rotto, lo si riconoscerebbe dal filamento interrotto e fulminato. Sostituiamolo con uno nuovo e reinseriamo il portafusibile. Rimettiamo la spina e accendiamo l'UPS che ritornerà a funzionare verde normalmente.